Oggi parleremo di un tipo di creature soprannaturali, tipiche del folklore giapponese, ovvero gli yokai. La parola yokai si può suddividere in yo, da malefico o fattucchiera, e kai, manifestazione inquietante. Cominciamo, se siete pronti. Maikubi. Si racconta che nel periodo Kamakura 1185-1333, nella zona di Manazuri, penisola di Izu, nel giorno del Matsuri, il festival religioso shintoista locale, tre soldati ubriachi si uccisero a vicenda e i loro corpi vennero gettati in mare. Un'altra versione invece racconta che fossero dei giocatori d'azzardo, arrestati e condannati a morte, i cui corpi furono poi gettati in mare senza dar loro i riti funebri. Le loro tre teste, grandi tra i 50 centimetri e il metro, appaiono vorticando freneticamente, quasi si stessero inseguendo nel buio del mare. Dalla bocca spuntano fiamme e si offendono senza tregua. A volte appaiono di giorno e quando ciò accade creano dei vortici a forma del Kanji Tomoe e per questo i luoghi in cui vengono avvistati vengono denominati Tomoe Gafuchi, abisso a forma di Tomoe. Le Maikubi fanno una breve apparizione nella città incantata di Hayao Miyazaki. Miko Shinyudo ha l'aspetto di un gigantesco monaco buddista, a volte raffigurato con un lunghissimo collo, mentre più di recente a volte con tre occhi. Appare per lo più in strada o nei sentieri e la sua caratteristica più incredibile è che più lo si osserva dal basso e più cresce in statura. Aggredisce senza un motivo, strangolando le persone dopo averle terrorizzate a morte, ad esempio sbucando all'improvviso. Se lo si incontra, bisogna immediatamente evitare di guardarlo e dire Mikoshi Yundo Mikoshita, che strutturalmente significa qualcosa come ho capito il tuo piano. Alcuni affermano che esista anche una sua versione femminile, di nome Amanyudo, una gigantessa molto pelosa e dal lungo collo, mentre altri affermano che il Mikoshi Yudo abbia avuto una relazione con un altro yokai, il Rokurokubi, e che da questa sia nata lo yokai noto come Tofukuzu. Nello Shinkoku viene chiamato anche Takabozu, anche se alcuni affermano che sono due differenti yokai che collaborano per le malefatte. Nell'isola di Ikinoshima, prefettura di Nagasaki, si racconta che il Mikoshi Yudo è molto rumoroso, per cui quando si cammina per i sentieri di campagna e si sente un forte fruscio tra le canne di bambù, bisogna gridare subito Mikoshi Yudo, Minuita! E così lo yokai non attaccherà. Anche nella prefettura di Tokushima si dice che il Mikoshi Yudo ami aggirarsi tra i campi di fieno, assalendo chi vi si attarda dopo il tramonto. Vicino alla città di Sankui, prefettura di Kagawa, si trova un passo montano, chiamato Toma Ashitoge. Qui apparve un enorme Mikoshi Yudo. Era così alto da potersi piazzare con ogni piede su una diversa montagna, e quindi chi voleva procedere si trovava costretto a passargli tra le gambe, venendo malignamente deriso dallo yokai. Quando gli abitanti della regione non ne poterono più delle malefatte di Mikoshi Yudo, si armarono come poterono e andarono a scacciarlo con la forza. Da quel giorno non si fece più vedere. Nella montagna di Chikiriyama, nei pressi di Niyama, si dice che vivano dei tanuki che per divertirsi prendono l'aspetto del Mikoshi Yudo per spaventare i viandanti. Il Mikoshi Yudo fa un'apparizione in una puntata dell'anime Jejeje no Kitaro, Futakuchi Onna. Lo yukai noto col nome di Futakuchi Onna ha l'aspetto di una giovane, bellissima donna, un po' emaciata, con lunghi capelli neri. E il suo segreto è proprio legato ai capelli, poiché questo yukai è capace di usarli come fossero arti per afferrare oggetti. In genere usa questa sua capacità per afferrare tutto il cibo che ha intorno e portarlo verso una seconda bocca. Inoltre i suoi capelli nascondono la sua vera identità, consentendole di spacciarsi per una donna comune. La Futakuchi Onna ha un solo scopo, mangiare il più possibile. Spesso difatti si lascia corteggiare da uomini ricchi, ma fin troppo attaccati al denaro, illudendoli di aver fatto un buon affare ottenendo una bella donna in moglie, una che non chiede mai nulla, nemmeno il cibo. Questi uomini si ritroveranno tuttavia la dispensa costantemente svuotata, senza riuscire a ritrovare segni di colpevolezza sulla donna, dato il suo sembrare così emaciata. Se il cibo dovesse finire in casa, magari perché il marito decide di nasconderlo altrove, allora sarà la sua rovina. La Futakuchi Onna, difatti, possiede una forza sovrumana e non esiterà a mangiarsi il marito stesso. Una storia racconta che tanto tempo fa vi fosse un uomo così avaro da aver allontanato da sé tutta la famiglia e non volersi sposare per non dover spendere oltre. Quando incontrò la Futakuchi Onna, si rese conto che questa era la donna perfetta per lui, disposta perfino al digiuno e che mai chiedeva alcunché. Dopo il matrimonio, tuttavia, quando la donna andò a vivere nella casa del ricco uomo, la dispensa finiva per svuotarsi non appena il marito usciva o andava a dormire. Fu così che l'uomo, volendo difendere i propri risparmi, nascose il cibo.
La Futakuchi Onna, non trovandolo, si infuriò e catturò il marito. Lo infilò in una tinozza che usavano per il bagno e, sfruttandola come una carriola, iniziò a portarlo verso la montagna, tenendolo ben stretto con i capelli. Fu durante questo tragitto che l'uomo si rese conto che sua moglie aveva una seconda bocca famelica nascosta tra i capelli. L'uomo fortunatamente riuscì a fuggire e si arrampicò in alto tra gli alberi, cui si nascose, fino a che la yokai non si arrese e andò via alla ricerca di altro cibo. Il Pokémon Mawile, in giapponese Cucito, e la sua evoluzione Mega Mawile, Mega Cucito, riprendono il concetto grafico della Futakuchi Onna. Anche il personaggio di Yamagishi Yukako, del manga Le bizzarre avventure di JoJo, sembra tratto dalla Futakuchi Onna, soprattutto per la duplicità del personaggio, dotato di un aspetto amorevole quanto di un carattere follemente possessivo. Buruburu. Questo yokai viene spesso scambiato per uno yurei, poiché il suo aspetto è quello di una donna, in genere di bassa statura, il cui corpo trema come scosso da una forte febbre. La caratteristica che più lo tradisce come creatura sovrannaturale sono i suoi capelli, anch'essi scossi dal tremore. In passato venne chiamata anche Okubiogami o Zuzugami, ma oggi si predilige il nome Buruburu. Infesta gli esseri umani attaccandosi alla nuca, che diventa immediatamente fredda. Da quel momento il malcapitato non solo sentirà un forte freddo in quella parte del corpo, effettivamente gelida, ma perderà anche tutto il coraggio di cui disponeva, diventando incapace di fare qualunque cosa, persino le azioni più ordinarie e quotidiane. Si può incappare nel Buruburu pressoché ovunque in Giappone, quasi sempre per strada. Una storia di molto, molto tempo fa racconta che un giorno d'estate una donna iniziò a sentire dei brividi di freddo dietro il collo. Subito pensò ad un raffreddore, ma la temperatura del suo corpo non si alzava, anzi pareva scendere. Terrorizzata, chiamò subito un monaco buddista perché le facesse una cerimonia di esorcismo. E così, dal suo corpo, venne fuori il Buruburu. Il Pokémon Gumi, nella sua versione giapponese, viene chiamato Buruburu Numera. Il Buruburu è anche il protagonista di una delle puntate dell'anime Gege no Kitaro. Kosode no Te. In Giappone si crede che gli oggetti assorbano lentamente ma inesorabilmente i sentimenti delle persone che li utilizzano. Tra questi, un posto d'onore spetta indiscutibilmente al kimono, indossato e amato da generazioni, soprattutto nel caso delle donne. Si crede che sia uno degli oggetti che più facilmente possa essere influenzato dai sentimenti di chi lo ha indossato per tutta una vita. Nel periodo Edo era usanza rivendere i kimono, soprattutto quando il proprietario moriva, e così, passando di proprietario in proprietario, si mormorava che accadessero delle cose strane. Delle mani alle volte venivano fuori dalle maniche del kimono, chiamate appunto kosode. La storia più famosa racconta che all'interno del kimono risiedono i sentimenti di una donna. Accadde che in un terribile incendio della città di Edo una donna finisse per morire bruciata. Il di lei kimono si era salvato e così i superstiti, visto che non vi erano familiari a cui restituirlo, pensarono di cremare il kimono assieme al cadavere. Fu allora che, sebbene in fiamme, questo kimono prese il volo e si vendicò creando altri incendi, divenendo uno yokai. Una canzone della band metal giapponese Omnioza ha come titolo Kosode no Te. Kyubi no Kitsune. Il termine Kyubi no Kitsune si riferisce a una kitsune dalle 9 code e dall'enorme potere spirituale, così forte da poter distruggere intere nazioni. Viene classificata come uno dei 3 più potenti yokai mai esistiti in Giappone. Lo yokai kitsune, col passare degli anni, divenne più che una comune volpe. Dopo circa 100 anni di vita, infatti, guadagna una seconda coda e da allora viene considerata un vero e proprio yokai. Ma questo è solo il primo stadio della sua evoluzione. Col passare di altri anni e con la pratica delle arti magiche, guadagnerà altre code, divenendo così una Yako, Kiko, Tenko e Kuko. Ci vogliono 1000 anni per diventare Tenko e 3000 per Kuko. L'ultimo stadio è la Kyubi, la kitsune dalle 9 code. Quindi questo è uno yokai davvero eccezionale. Viene oggi visto come uno yokai malvagio, tuttavia in passato vi erano rappresentazioni molto positive di esso, come accade anche agli Oni, ai Kirin e allo Hinotori. Antichi piatti riportano decorazioni in cui questa Kyubi no Kitsune viene raffigurata in buona luce. Molti pensano che probabilmente siano esistite almeno 2 differenti Kitsune di tale livello. La leggenda più famosa vuole che la Kyubi no Kitsune fosse protagonista di disgrazie di carattere nazionale, non solo in Giappone, ma anche in Cina, India e nella penisola coreana. In Cina prese il posto della partner dell'imperatore e lo spinse a punire con la pena di morte alcuni uomini, di modo da fargli ottenere un potere completo, ma allo stesso tempo far crollare l'impero a causa del suo cattivo regno. Lo yokai fu però accusato di cospirazione e venne condannato alla pena di morte. Al momento dell'esecuzione, questi venne esposto al riflesso dello specchio magico, di nome Shomakyo, che mostra il reale aspetto di ciò che riflette, e così fu smascherato. Riuscì però a sfuggire e svanì nel nulla. Tempo dopo riapparve in India sotto forma di una bellissima donna e sposò il principe.
Ancora una volta, usando la sua magia e le sue capacità persuasive, lo rese soggiogato e gli fece fare cose malvagie, tra cui altre condanne a morte atte a indebolire il regno. Colpita da una bacchetta magica, dovette riprendere le sue vere sembianze e fuggire. Quindi prese la forma di una bellissima giovane, di nome Wakamo, e si nascose in una nave, tramite la quale arrivò in Giappone, dove si fece chiamare Tamamo no Mae. Con arte e magia divenne la servitrice dell'imperatore Toba e quando questi abdicò pianificò per far crollare l'impero giapponese, ma un potente Onmyoji la scoprì. La Kyubu no Kitsune si diede ancora una volta alla fuga, ma venne subito inseguita da coraggiosi samurai. Uno di questi riuscì a colpirla con una freccia e ucciderla. Il suo corpo divenne una roccia. Tanto era potente e nera la sua malvagità che questa pietra iniziò ad infettare l'area circostante, tanto che solo avvicinarsi voleva dire morte immediata. Un gran numero di monaci si susseguirono nel tentativo di debellare questo grande male, ma nessuno resisteva a tale potere e nessuno riuscì neppure ad avvicinarsi. Tuttavia un giorno giunse un monaco di alto rango che da solo riuscì a disperdere momentaneamente tale miasma e con un grande martello colpì la pietra frantumandola in 3 pezzi. Due di questi vennero nascosti in luoghi sconosciuti, mentre solo uno rimase dove si trovava. Ancora oggi nel paese di Nasu, prefettura di Tokiji, si può infatti trovare la Seishoseki, la pietra che emana miasmi tossici. Una Tenko no Kitsune benigna, di nome Uzusuki, venne adorata come Kami, spirito divinità shintoista, nel complesso shintoista di Fushimi Inari Taisha, a Inari, Kyoto, nel santuario di Kinomine. Kurama, una kitsune a 9 code, è uno dei personaggi più importanti della storia di Naruto, nell'omonimo manga. Ma aspettate, perché non è finita qui. Continueremo nel prossimo video.